Ciao a tutti, eccoci arrivati alla lezione numero 16. Io come sempre vi devo ringraziare perché abbiamo superato i 600 iscritti, quindi davvero mille grazie. Ringrazio ancora di più tutti quelli che hanno voluto sostenere anche con una piccola donazione il mio canale. Questo mi permette anche di portare avanti questa idea anche quando sarà finita questa un po' emergenza del coronavirus. E però, bando alle ciance, iniziamo subito con la nostra pratica. Oggi ci occuperemo di archi, ok? Prepareremo i Kapada Raja Kapotasana 1. E per vostra grande piacere e felicità, mi si è rotta la sedia, quindi non faremo pratiche con la sedia. Oggi useremo una sedia, però io ho portato questa di legno, va benissimo qualsiasi sedia, ma ci serve veramente solo come appoggio, non faremo niente di strano con la sedia. Ci serviranno i mattoni, per chi ce ne ha, serviranno circa 4 mattoni, vanno benissimo anche dei libri, basta che siano rigidi, e più o meno quello che vi chiedo è circa un'altezza di una spanna come minimo, ok? Quindi più o meno altezza una spanna. Useremo anche il muro. La lezione avrà sia una parte al muro con gli attrezzi che una parte di vinyasa, quindi di dinamico. Accontenteremo tutte le due anime, quelle che amano fare attrezzi, preparazione alle asana e enfatizzazione attraverso gli attrezzi, sia quelli che hanno voglia di qualcosa di più dinamico, quindi di vinyasa. Detto questo, bando alle ciance e iniziamo la nostra pratica. Incominciamo la nostra pratica sdraiandoci a terra. Iniziamo con alcune rullate sulla schiena, sciogliamo bene, massaggiamo la colonna, provate anche a trovare l'equilibrio sugli ischi senza appoggiare i piedi. Bene, sul prossimo vi sdraiate a terra, aprite le braccia, ginocchia a sinistra, ginocchia a destra. Sciogliete quella colonna. Se sentite il bisogno di stare su un fianco qualche secondo, fatelo pure. Bene, poi da qua vi prendete un mattone, vi sdraiate a terra e vi mettete il mattone sotto al sedere. Facile, così. Va bene anche appunto qualche libro, spessore di 6-7 cm. Portiamo in alto le gambe. Vedete che il mattone non è sul coccige, non sta spuntando, sento solo dolore qua. Il mattone va sotto al sacro, appoggiato comodo il sacro e gambe su. Partiamo pure con i piedi a punta, gambe belle tese, dovrei già sentire una leggera tensione addominale. Da qua, quando ci sono, porto in basso la gamba di destra, l'appoggio a terra, spingo il tallone destro a terra. Spingo bene quel tallone destro e tiro la gamba sinistra verso di me. Più spingo il tallone destro, più la gamba di sinistra viene verso di me. Gamba sinistra bella tesa. Da qua provo ad alleggerire il tallone destro senza che la gamba sinistra si sposti. Tengo. Si deve sentire una bella azione addominale. Il tallone destro sta sfiorando il pavimento. La gamba sinistra è bella tirata verso di voi, eh? Tengo ancora. Di nuovo appoggio il tallone destro, tiro, spingo spingo con la gamba destra a terra, tiro la gamba sinistra verso di me.
E altri 30 secondi, via il tallone destro, un millimetro da terra. Grande azione addominale. Ancora qualche secondo. Ritorno su con la destra. Scendo con la sinistra. Spingo il tallone sinistro giù. Stacco un millimetro il tallone sinistro. Trenta secondi qua. Tiro bene la gamba destra verso di me. Appoggio il tallone sinistro, spingo, tiro bene la gamba destra verso il mio viso, tallone sinistro che spinge, gambe tesissime. Prossimi 15, scusate, prossimi 30, tallone sinistro staccato. Grande forza addominale. Tengo ancora 15 secondi. Ritorno giù con la gamba di destra. Apro la gamba sinistra verso sinistra. Così. Sono sollevato da terra, l'addome lavora. Gluteo destro pesante. Salgo con la sinistra, salgo con la destra e cambio. Scende la sinistra e la destra di lato. Addome. Tallone sinistro non tocca. Ritorno con la destra, ritorno con la sinistra e appoggio. Togliamo il mattone. Di qua. Tirate le ginocchia al torace, cadete con le ginocchia a sinistra, braccio destro, scapola destra a terra, abbiamo una bella torsione. Adesso la gamba sinistra, che è quella sotto, scivola verso la mano di destra, la mano destra prende la caviglia sinistra in mano e mi godo bene questa torsione. Se fossi bravo dovrei sentire il quadricipite di sinistra che allunga. Respiro. Ritorno, cambio, quindi le gambe cadono verso destra, la mano destra va sul ginocchio sinistro, la gamba di destra scivola verso la mano sinistra, torsione. E allungamento del quadricipite di destra, bacino che retroverge.
Respiro. Ruoto. Ritorno in centro, mi metto in quadrupedia. Ok, da qua, dalla quadrupedia, la mano sinistra cammina verso destra, il lato destro del tappetino, posso anche afferrarlo. La mano destra va sopra la mano sinistra e cerco di appoggiare l'ascella sinistra a terra. Ruoto. Sentire una bella tensione nel gran dorsale di sinistra. Ritorno e andiamo dall'altra parte. Mi sposto leggermente a destra, con la mano destra prendo il bordo sinistro del tappeto, la mano sinistra ce la metto sopra, possono intrecciare e piano. Cerco di andare con l'ascella di destra al pavimento. Ruoto quel torace, il bacino rimane fermo e ritorno. Beh, mi metto in ginocchio, mi siedo sui talloni, porto in avanti la gamba destra, tallone sinistro che rimane di fianco al gluteo, apro a 90 gradi l'anca di sinistra. Bacino che retroverge e piano. L'idea è di appoggiare il sacro a terra, ok? Quindi il bacino retroverge, come se volessi appoggiare la parte superiore del gluteo. Se pian pianino sto bene, mi posso anche sdraiare a terra. Una bella tensione nella zona del quadricipite. Chi fa fatica rimanga sui gomiti. Non voglio vedere arti nella schiena, la zona lombare è come se cercasse il pavimento. Cambiamo gamba, stendo la sinistra in avanti. Tallone destro vicino al gluteo destro, apro a 90 gradi, ad L, bacino che retroverge e piano mi sdraio o rimango sui gomiti dove arrivo e senti una bella tensione nella zona del quadricipite destro. Che retroverge, vogliamo appoggiare sempre la parte superiore del gluteo, quasi volessimo appoggiare anche i lombi. Coste trattenute. Ritorno e pianino ado mukha. Gambe distese, talloni che spingono verso terra,
Stendete bene quelle gambe, aprite il torace, respirate lì. Da qua porto il piede destro in centro, scusate, i piedi in centro, sulla gamba destra, anca chiusa, su bene quella gamba. Sguardo in avanti, immaginate di voler appoggiare il piede sulla testa, spingete via, lì, piede destro in mezzo alle mani, mani sul ginocchio, qua, ginocchio sinistro che sfiora, teniamo le mani sul ginocchio, giù le spalle. Gambe di anginasa nel ginocchio sinistro, non tocca, eh? Giù a sfiorare, giù. Chi sta bene, mani intrecciate dietro la nuca, testa che spinge nelle mani. Ruotate quel torace al soffitto, gomiti aperti, eh? Ginocchio che sfiora. Mani a terra, Prasarita e Kapadasana sulla gamba di sinistra. Anca chiusa, apro bene il torace. Sguardo in avanti, tallone sinistro spinto in alto. Piede sinistro che appoggia dietro. Virabhadrasana 1. Mani spinte dietro, spinto su, peso sulla gamba dietro. Su. Espiro, mano destra a terra, di fianco al piede destro, mano sinistra a terra, mano al fianco. Abbiamo tempo, dobbiamo iniziare a girare il torace verso l'alto. Abbiamo tempo, l'alluce sinistro spinge a terra, forza su quei rotatori, ruotate quel torace, la spalla destra spinge esterno il ginocchio destro. Chi sta bene sul braccio sinistro e ruoto. Ritorno, punto il piede sinistro, piede destro dietro, chaturanga, inspiro, cobra, apro bene, a ritroso, chaturanga, adho mukha. Distendetevi bene in adho mukha. Qua, come prima, piedi uniti, su in alto la gamba di sinistra, altissima, senza ruotare sull'anca, piego il ginocchio, sguardo in avanti, tiro il piede di sinistra verso la testa, le mani spingono indietro, piede sinistro in mezzo alle mani. Mani sul ginocchio sinistro,
Partiamo con le gambe. Prima di Virabhadrasana. Impostiamo bene, poi il ginocchio destro va a sfiorare. Giù le spalle, mani sul ginocchio sinistro, pese sulla gamba dietro. Chi sta bene, mani intrecciate dietro la nuca, gomiti aperti e iniziamo a ruotare il torace al soffitto, ginocchio destro che sfiora. Mani a terra, sulla gamba destra. Prasarita e Kapadasana. Sguardi in avanti, apro bene quel torace, tallone destro spinto in alto. Piede destro che appoggia dietro, Virabhadrasana 1, su. Ed espirando, mano sinistra interna al piede sinistro, appoggio il ginocchio destro, mano destra al fianco e inizia a ruotare il torace. La spalla di destra vuole andare dietro, la spalla di sinistra spinge contro il ginocchio. Attivate tutti i rotatori della colonna. Cercate l'idea, è proprio quella di ruotare, voler portare il torace a guardare il soffitto. Se sto bene sul braccio di destra. Braccio destro è una leva che mi deve aiutare a ruotare ancora di più quel torace. Ritorno. Mani a terra. Chaturanga. In Bhujanga. Via le mani, via i piedi. Salabhasana. Intreccio le dita delle mani dietro e apro. Se sto bene, mi prendo le caviglie. Dhanurasana. Sui piedi, sul torace. Se sto bene, le prendo anche dall'interno, le caviglie. A ritroso, Chaturanga, Adho Mukha. Bene. Continuiamo. La lezione con un'apertura di torace, di spalle, con la sedia e gli attrezzi e i mattoni, ok? Perfetto. Posizionate i libri o i mattoni in pila, ok? A una distanza del muro tale per cui sul mattone ci appoggerete le scapole e contro il muro ci appoggerete i piedi. La sedia la spingete verso il fondo perché quella dovremo prendere, dovremo tenerla stretta in mano. Quindi faccio vedere. Vi sdraiate, piedi contro il muro, in spinta, più o meno li avevo già posizionati, vedete, in arco, appoggio ognuno al proprio arco dorsale, ok? Quindi magari quattro mattoni per alcuni sono tanti, quattro mattoni sono pochi, vedete voi, ci stiamo 2 minutini. Andate con le mani a prendere la sedia. Nel punto più basso, poi la spingete via e respirate qua. Respiro, apro, lo facciamo assieme, apro bene il torace.
una testa abbandonata. Se la testa sta male, mettete dei libri anche sotto la testa per sostenerla. Spingete la sedia via. È passato il primo minuto. Mancano 20 secondi. Piano, con una mano dietro la nuca, salgo. E vado contro il muro. Spostiamo i mattoni. Ginocchio sinistro contro il muro. Piede destro in mezzo alle mani. E iniziamo. Chi fa fatica, mani a terra. Spingiamo verso il basso l'anca sinistra, in avanti e in basso, tensione sul quadricipite. Chi sta bene può iniziare a partire coi gomiti sul ginocchio. Lo scopo, vi ricordo, è quello di scendere col bacino il più possibile, meno tensione possibile nella zona, scusate. Massima tensione possibile nella zona del quadricipite, sopportabile e sostenibile. Stiamo bene, possiamo mettere le mani sul ginocchio. Man mano che stiamo qua, spingiamo indietro le spalle. Le spalle vanno indietro, ma viene indietro anche il torace, mentre l'inguine va verso il basso. Mano sinistra al fianco, se stiamo bene. Ognuno ha i propri tempi, eh? Chi sta bene? Su le braccia, le mani vanno verso il muro, se le mani arrivano al muro, le mani spingono, ok? Da scendere ancora di più. Ed espiro. Mano sinistra di fianco al piede destro, torsione. Se avete sentito che era troppo complesso l'esercizio, fermatevi dove arrivate e ne fate un'altra volta, ok? Ok, cambiamo gamba. Ginocchio destro contro il muro, piede sinistro in mezzo alle mani. Abbiamo 2 minuti per allungare il quadricipite destro. Potete partire con le mani a terra, mi raccomando. Arrivate dove arrivate. Siete un pubblico estremamente eterogeneo, quindi uno potrà già appoggiare i gomiti sul ginocchio, l'altro sarà già, diciamo, tirandomi degli accidenti con le mani a terra, quindi uno arriva dove arriva, eh? Gomiti. Se vedete che siete molto rigidi, finito questo giro, potete rieseguire un'altra volta questa serie di esercizi.
Se state bene, vi iniziate a spingere dietro. Bacino che retroverge. Possiamo mettere le mani al fianco. Chi sta molto bene, mani a cercare il muro nel punto più alto, poi le mani quando toccano il muro, le mani spingono verso il basso. Ed espiro, mano destra di fianco al piede sinistro, torsione. Giù il bacino, E ritorno. Ora andiamo a lavorare sull'arco, ok? Quindi ci prendiamo. Allora, chi è abbastanza rigido può benissimo usare i mattoni in questa posizione, ok? Appoggia, si siede, appoggia il sacro, si sdraia e rimane qua, ok? In questa posizione. Per me è molto poco questo e per molti di voi sarà poco questa altezza. Non dobbiamo sentire mai dei lombi, dobbiamo anzi sentire tutta la zona anteriore che si allunga e un arco piacevole in scarico. Quelli che invece riescono lo eseguono e hanno i mattoni, lo eseguono in un altro modo. Ovviamente non venite su così, eh? Mattoni a T, ok? Un mattone, allora. Dai di là. Chi invece ha la possibilità di andare oltre, mattoni a T. Quindi, o meglio, può essere messo un solo mattone così, un mattone e un mattone, o per chi ha un grande arco e riesce appunto a inarcare molto, anche due mattoni e qua. Solitamente per prendere questa posizione si prende dall'alto, chi se la vede molto male la prende dal basso e infila il mattone dopo, ok? Quindi... ci sediamo sul mattone, non così come ho fatto io, appoggiamo il sacro comodo sul mattone e pian pianino andiamo giù con le spalle. Ok? Non deve essere fastidioso per la schiena e mi lascio inarcare. Anche qua, 2 minuti. Partiamo tutti assieme, quando siete pronti, andate. Gli inguini sono ben spinti in alto, non ci deve essere fastidio sulla schiena. Al massimo un piacevole allungamento della zona dei quadricipiti. Se volete intensificare la posizione, ma non dovete sentire la schiena, le gambe possono andare in avanti, aumentano l'intensità dell'arco, oppure pian pianino potete mettere il collo del piede a terra. Addirittura chi riesce
anche sul mattone, senza ribaltarsi possibilmente. Ancora 45 secondi, eh? Le spalle, se non toccano terra, prima o poi ci arriveranno. Per sciogliere la posizione, piedi a terra, salite in punta di piedi, togliete un mattone, due mattoni alla volta e poi piano scendete. Magari appoggiatevi sul matto, su qualche spessore e poi pian pianino le togliete fino ad arrivare a sdraiarvi a terra piano perché è una posizione in arco intensa, non è un tempo lunghissimo, 2 minuti, ma già si fa sentire. Se avete il bisogno, potete molto delicatamente tirare le ginocchia al torace. Da qui, se siete pronti, torniamo al muro. Ripartiamo con il ginocchio sinistro al muro, il piede destro in mezzo alle mani. Sempre dovremmo essere più caldi, quindi possiamo partire con le mani sul ginocchio. Chi sta bene, ovviamente. Uno esegue la posizione che riesce a mantenere, eh. Le spalle arretrano. Non c'è l'arco, è l'ultima cosa che dovete fare. Prima dovete traslare indietro addirittura dalle coste, perché più andate indietro, più dopo l'arco avrete bisogno di meno arco, ok? Mani al muro e via via, se ce la fate, potete intrecciare le dita delle mani dietro la testa a vedere se pian pianino arrivate al piede. Chi arriva al piede, vado a cercare il piede. E piano ritorno. Ovviamente fermatevi nella posizione che sapete. La schiena non deve sentirsi, ma per niente. Ok? Cambi lenti di posizione. Andiamo con la gamba destra. Piede sinistro in mezzo alle mani. I vostri tempi. Inguine destro che spingi in avanti. Se stiamo bene. Mani, gomiti sul ginocchio. Prima dovete recuperare l'estensione da anca massima, perché la posizione in arco nasce dall'anca, ok? Poi quando ci siete iniziate a traslare indietro, ok? Non sto ancora inarcando, anzi, sto controbattendo l'arco. Da qua se sto bene porto le mani in alto e spingo verso il basso, spingo giù, ancora più tensione sul quadricipite, ancora più tensione d'anca. Gli ultimi 15 secondi, chi ce la fa? Mani dietro la nuca, la testa spinge nelle mani, la testa indirizza le mani verso il piede, se ci arrivo lo prendo. Lì.
Espiro. E ritorno. Piano, piano ritorno, richiamo il piede sinistro a terra, il ginocchio sinistro, mi siedo un momento in mezzo ai talloni o sui talloni, recupero sulla schiena. Bene, possiamo ritornare al nostro Vinyasa. Sgomberiamo tutto che non ci serve nient'altro che il nostro tappetino. Ripartiamo da Adho Mukha. Sulla schiena dovrebbe venire molto meglio, eh? Aprite quel torace, aprite quelle spalle. Da qua su in alto la gamba di destra, ruoto verso sinistra, ruoto bene, il piede destro va a cercare il pavimento, sull'abbraccio di destra, su, chi riesce può addirittura andare in ponte. Ritorno fino in Anjaneyasana, sulla gamba di destra, piede destro in mezzo alle mani, su, intreccio i pollici, ginocchio sinistro che sfiora. Prasarita e Kapadasana, sulla gamba di sinistra. Mano destra davanti al piede destro, la mano sinistra prende la caviglia sinistra, ruoto e apro, apro, ruoto e apro. Da qua, Virabhadrasana 2, appoggio il piede sinistro, affondo. Lì, peso sulla gamba dietro, coste trattenute, spalle belle aperte. Inspiro, Virabhadrasana 1. Appoggio il ginocchio sinistro. Provo ad andare con la mano sinistra a prendere il piede sinistro. Lì. Chi riesce? Il piede di sinistra lo mette nel gomito di sinistra. Libera la mano. Mano destra, cerca la mano sinistra. Su e apro. Ritorno. Uttita Virabhadra, punto il piede sinistro, mano destra al di là del piede di destra, con la spalla sotto al ginocchio. Direttamente stendo la gamba destra in avanti e poi Chaturanga, inspiro, Bhujanga, espiro, Chaturanga, Adho Mukha. Apro bene Adho Mukha, ruoto bene quel torace, la fronte cerca il pavimento, le spalle aprono. Sulla gamba di sinistra. Su e ruoto. Ruoto, ruoto, su bene in alto. Da qua il piede di sinistra appoggia a terra. Sulla gamba, sul braccio di sinistra, la mano sinistra cerchi il pavimento.
Chi ci arriva va fino in ponte. Fino in Angenasana, perno sulla mano destra, sul braccio sinistro, sulla gamba, Angenasana, piede sinistro in mezzo alle mani, intrecci i pollici, ginocchio destro che sfiora. Da qua, Prasarita e Kapadasana, sulla gamba destra. Sguardo in avanti. La mano destra prende la caviglia di destra e apro, apro e ruoto. Da qua Virabhadrasana 2, appoggio il piede destro. Lì, peso sulla gamba dietro, coste chiuse. Scapole addotte. Virabhadrasana 1, inspiro. E appoggio il ginocchio. Prendo con la mano destra la caviglia di destra e scendo Ikapada, verso Ikapada Rajakapotasana 1. Se sto bene, come prima, il piede lo metto nel gomito, la mano destra verso l'alto. Sto bene, la mano sinistra a cercare la mano destra. Ruoto quel torace, la testa spinge contro il braccio sinistro. Ginocchio sinistro esterno, espiro, Uttita Virabhadra, punto il piede di destra, mano sinistra al di là del piede sinistro, fronte verso la luce. La gamba sinistra stacca in avanti e stende e Chaturanga in cobra. Apro, spingo su, pube che spingi in avanti, le spalle cercano di andare oltre i polsi, da qua Raja Bhujanga, il pube spinge a terra, fletto le ginocchia, lì torace aperto e per ultimo ruoto anche la testa, pube che spingi in basso. Ritorno, glutei sui talloni e per chi riesce Sanamba Shirsasana, ginocchia sui gomiti, recupero qua, chi non riesce rimane nel bambino. Sparo dietro ad un mucca. Abbiamo l'ultima parte della sequenza. Uno arriva dove arriva. Aprite bene quel torace, la fronte cerca il pavimento, spingete via quelle mani. Da qua sulla gamba destra. Ruoto verso sinistra, sollevo anche la mano destra, su, se riesco vado fino in ponte, chi ce la fa, se no rimane col braccio di destra, su. Ritorno fino in Anjanasana, sulla gamba destra, la mano destra non appoggia mai a terra, piedi in avanti, Anjanasana. Ginocchio sinistro che sfiora, espirando, Virabhadrasana 3, mani al bacino,
Tita Virabhadra, porto la gamba sinistra in avanti, chi riesce prende con la mano parte esterna del piede sinistro, gambe tese, rilascio senza appoggiare a terra il piede, chi riesce lo fa con due mani, se no con una, Nataraja, quindi questo è una mano, con due mani intreccio le dita, la caviglia e apro su quel piede. Appoggio la mano destra davanti al piede destro, tengo con la mano sinistra, ruoto, ruoto, occhio all'equilibrio, difficile. Virabhadrasana 2, appoggio il piede sinistro, lì. Inspiro, Virabhadra 1. Appoggio, come prima, prendo il piede sinistro, chi riesce lo mette nel gomito, prende con la mano destra, mano sinistra, chi vuole provare a completarlo con la mano destra, prendo il piede sinistro, posso tenere la mano sinistra a terra e col piede cercare la testa. Aiutiamo con l'equilibrio con la mano sinistra, ritorno, punto il piede sinistro, Uttita Virabhadra, spalla destra sotto il ginocchio destro, giù, carico bene il ginocchio sulla spalla, chi riesce, Ekapada Kondinyasana, stendo la gamba destra in alto e stacco anche il piede sinistro, lì, Chaturanga. In Bhujanga Chaturanga Adho Mukha. Difficile. Bene. Da qua su in alto la gamba sinistra, ruoto verso destra, stacco anche la mano sinistra, chi riesce da qua può andare fino in ponte, appoggio la mano sinistra e in arco, lì. Ritorno, Anjanasana, sulla gamba sinistra, piede sinistro in avanti, sulle braccia, mano sinistra non mai appoggiata a terra, in arco, espiro, Prasarita, Ekapadasana, scusate, Virabhadrasana 3, mani al bacino, tallone destro spinto in alto, Virabhadrasana 3, con la mano destra prendo l'esterno del piede destro e avanti, gambe tese giù le spalle, Nataraja, con una mano, chi riesce con due mani, tallone destro che spinge su, tengo solo con la mano destra, la mano sinistra davanti al piede sinistro e apro di lato, occhio all'equilibrio che si cade, apro il piede destro, spinge nella mano, la mano tira il piede, Virabhadrasana 2,
inspiro, Virabhadrasana 1, lì, appoggio il ginocchio, mi prendo il piede destro in mano, posso prenderlo semplice, posso metterlo nel gomito, posso prendere con la mano sinistra la mano destra, o se arrivo con la mano sinistra, prendo il piede destro, libero la mano destra, che per equilibrio la tengo a terra per adesso, e con la mano porto il piede alla testa, lì. Ritorno, punto il piede destro, Uttita Virabhadra, stacco il ginocchio, e andiamo verso Ekapada Kondinyasana, arretro un po' con le mani, stendo in avanti la gamba sinistra e mi sbilancio in avanti, stacco il piede destro. Chaturanga, in Bhujanga, qua Bhujanga, avanzo col bacino, pube spinto in avanti, spalle oltre i gomiti, petto aperto, Raja Bhujangasana, fletto le ginocchia. Tirate, espiro, glutei sui talloni, per chi riesce, Salamba Shirsasana. Mani a terra le ginocchia, sommità, ginocchia sui gomiti. Chi riesce, stende le gambe indietro, lì. Riappoggio, Bhakasana, chi riesce prova a non staccare, a non appoggiarsi coi piedi a terra. E appoggio, gambe tese, inspiro, sguardo in avanti ed espiro, ritrovo il più bel Bhakasana che posso fare. Riappoggio, mi siedo e allungo le gambe in avanti. Libero gli ischi, Paschimottanasana. Bassi battiti, recupero. Da qua, se sto bene, divarico anche le gambe. Scusate, io sempre il mio infortunio. Upavista Konasana lì. Ci facciamo un aratro morbido, distensivo per il collo.
ginocchia laterali alle orecchie. Scendo, lascio il coccige a terra, e qua i piedi vanno dietro e tornano. Lenta l'andata, scusate, veloce l'andata, lento il ritorno. Movimento in torsione con le ginocchia sinistra e destra. E la nostra lezione termina qui. Io vi ringrazio, come sempre, ringrazio i miei maestri, il maestro Bruno Baleotti e Marco Barbieri, e ringrazio tutti voi che mi avete seguito in queste lezioni, mi avete seguito in questa lezione specifica. Se avete voglia di contribuire a Yoga Clinic con una piccola donazione, trovate i link per PayPal e Satispay in descrizione. Cosa dire ancora? Se vi è piaciuto il video, pollice in su, condividetelo. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima lezione. Ciao a tutti!